Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Oggi parliamo di Melkor. Ci provo. È uno dei miei personaggi preferiti in assoluto nel leggendarium tolkieniano. E devo dire che ho un po' di timore di Melkor, perché comunque io ho letto sì il Silmarillion, ma essendo dislessica faccio un po' fatica a comprenderlo. Quindi avevo sempre un po' di timore nell'affrontare questo personaggio, o comunque decidere di affrontare in caso i vari personaggi inerenti al Silmarillion, perché è un testo abbastanza complesso e io essendo dislessica faccio un pochino fatica. Però ci provo, perché voglio tanto bene al Melkor e quindi ci voglio provare. Dopotutto ho realizzato un video su Gandalf, quindi devo dire che ho alzato leggermente l'asticella e posso anche provare a parlare di Melkor. Ma prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale, così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, come oggi, esoterismo e nerd. Melkor è il più potente e sapiente dei Valar, oltre ovviamente ad essere rabbioso, bramoso, ostinato, orgoglioso e astuto. E sembra proprio come nella mitologia norrena, dove Odino è affascinato dal sapere, dalla conoscenza di Loki, e Thor è lì per portare ordine al caos che lui genera. Così come vediamo invece nel Silmarillion, dove ovviamente Eru ama Melkor perché è suo figlio e Manwë, suo fratello, deve riportare l'ordine al caos che genera. E leggendo il Silmarillion veniamo a conoscenza che in qualche modo tutti i Valar sono connessi a Eru. Ed è possibile che tutto questo odio che Melkor prova nei confronti di tutti quanti sia dato dal fatto che magari abbia percepito il favoritismo di Eru nei confronti di Manwë, nonostante Melkor fosse comunque il primo ad essere stato generato e nonostante lui fosse il più potente e il più sapiente. Quindi magari prova una certa invidia e quindi magari si sente leggermente escluso. Quindi, Marvel, ci devi dire qualcosa? Perché mi ricorda tanto, tanto, tanto qualcuno. A te no, Mellon? Inoltre, Melkor rappresenta, così come Loki, il principio di equilibrio, dove c'è luce ci deve essere per forza oscurità, e quindi diciamo che il male generato da Melkor sia in qualche modo necessario per portare un certo equilibrio. E anche perché comunque sappiamo, così come ci dice Gandalf, una volta che è stato distrutto l'anello, il male è vinto per ora. Ciò lascia intendere che comunque c'è sempre il male in gioco, perché appunto è un male necessario per poter portare equilibrio nel, diciamo, cosmo. E quindi, essendo stato creato da Eru, è possibile che fosse appunto nei piani per poter portare questo equilibrio, anche se magari in un mondo perfetto poteva essere stato creato per portare intelligenza e sapienza ai figli di Eru. E un'altra cosa che possiamo notare di Melkor, e così come anche in Loki, è che entrambi sono ingannatori e con le loro malefatte portano dei potenziamenti agli dèi, o in questo caso per Melkor al creato. Loki con le sue malefatte fa sì che Thor riceva in dono il suo martello Mjolnir, mentre Melkor, distruggendo la prima dimora dei Valar, permette loro di creare Valinor, il bellissimo regno tanto sognato e ammirato dagli elfi. E inoltre, con il suo canto disarmonico, Eru stesso dice che è riuscito a renderlo meraviglioso grazie alle aggiunte che Eru ha introdotto per rimediare al disordine che ha creato Melkor. E quindi diciamo che ha permesso di creare
un mondo ancora più complesso e, diciamo, interessante. Un'altra cosa che possiamo constatare dal personaggio di Melkor è che sottomettere le persone con la forza, gli uomini con la forza per dominarli ed essere così considerato un signore potente e grandioso, un dio venerabile, non fa altro che generare timore alle persone e quindi a non ottenere ciò che lui davvero desidera. Non riesce ad essere venerato e considerato il re maestoso come voleva che fosse, ma anzi essere potenti, nobili, sicuri di sé senza possedere gli altri, così come facevano gli altri Valar, ti permette di essere venerabile e amabile, esattamente come desiderava Melkor che facessero ai suoi piedi. Si aspettava che gli uomini, una volta essere fustigati, dicevano: "Oh mio signore, sì, ancora". No. E ciò lo possiamo benissimo vedere sia nel Silmarillion, ma soprattutto nei figli di Húrin, quando Melkor imprigiona Húrin e questi non fa altro che prendersi quasi beffe di un signore così potente e grande quanto un Valar del suo calibro, senza avere minimamente paura di lui e senza neanche cedere minimamente alla sua malvagità e alla sua forza. E questo ti fa proprio capire che con i modi sbagliati non riesci a ottenere ciò che più desideri. E questo ci fa capire una cosa molto interessante, che tutti i cattivi sono in qualche modo da soli e chi li segue solitamente lo fa perché o sono ossessionati o sono intimoriti o lo fanno perché sono affascinati dalla loro sapienza, conoscenza, intelligenza e potenza. E ciò quindi li fa percepire come grandiosi. E soprattutto i seguaci che seguono i loro signori oscuri, quindi in questo caso Melkor, perché ossessionati o infatuati dalla loro grandezza, non fa altro che generargli dentro di loro un desiderio di poter possedere loro stessi questa grandezza. E sappiamo che per Tolkien questo tipo di desiderio non porta mai a niente di buono. Inoltre veniamo a conoscenza che è Melkor a creare gli orchi. Quando gli elfi si sono risvegliati, Melkor li ha intimoriti riguardo a Ormer, e quando lui è giunto per accoglierli al loro risveglio, alcuni di essi si sono allontanati intimoriti per poi essere catturati da Melkor e quindi deviati. E quindi gli altri Valar, venendo a conoscenza delle azioni fatte da Melkor al risveglio degli elfi, si sono adoperati per metterli in salvo e quindi hanno mosso guerra contro Melkor, e qui è nato il suo odio nei confronti dei primigeniti di Eru. E inoltre dal personaggio possiamo capire che non dobbiamo prenderci troppo sul serio. Soprattutto vi è una scena nel Silmarillion dove Melkor si deve scontrare con Tulkas, e questi è un Valar potentissimo, il quale gli ride praticamente in faccia e Melkor è costretto ad andarsene. Ciò ci fa proprio capire che, ehi ragazzi, non prendiamoci troppo sul serio, anche se siamo potentissimi, anche se siamo intelligentissimi, non prendiamoci troppo sul serio, facciamoci qualche risata su noi stessi o facciamoci qualche risata in più nella nostra vita, perché non fa mai male e allontana il male dalle nostre vie. E che fine fa Melkor? Melkor svanisce con la fine del primo mondo, dopo aver rubato i Silmarilli ed essere stati recuperati con l'aiuto dei Valar. Questi lo bandiscono al di fuori dal mondo, lasciando poi ovviamente le redini al suo successore Sauron. E sappiamo tutti che fine va a finire la storia. Devo dire che Melkor si rimarrà sempre il mio personaggio preferito in assoluto, perché comunque ha mille sfaccettature, è molto interessante e si può anche analizzarlo a livello psicologico, e sarebbe molto interessante analizzarlo a livello psicologico. Però devo dire che è un personaggio molto triste, perché comunque ci fa capire che la solitudine, la severità eccessiva, la bramosia e l'invidia
non portano a niente di buono, anzi non fanno altro che allontanarci sempre di più dall'amore, dall'affetto. E forse questi suoi atteggiamenti ha fatto sì che non vedesse quanto Eru comunque lo amasse, perché comunque se ti ha generato potentissimo e intelligentissimo, di certo non è che eri il primo ad non essere considerato, e poi sei stato il primo ad essere stato generato. E magari è anche dato dal fatto che essere troppo intelligente e brillante mentalmente non hanno fatto altro che escluderlo sempre di più, perché è troppo impegnato a, diciamo, rimuginare sulle cose come potrebbero essere, sul fantasticare, per così dire. Così come, se non sbaglio, dice il professore in una delle sue lettere, che in caso ti lascio in descrizione, o comunque ti lascio in descrizione il riferimento. Quindi sì, devo dire che è molto triste, però è anche molto affascinante ed è anche molto affine al dio Loki. E niente, con questo è tutto. Spero che il video ti sia piaciuto, spero di essere stata chiara e spero di essere stata all'altezza del mio personaggio preferito e del Valar Melkor. Se vuoi aggiungere qualcosa, se vuoi farmi sapere la tua opinione, sappi che io sono molto felice e grata di leggerti, perché è molto interessante sapere la tua. Quindi lascia un commento sotto, perché io sono molto curiosa di leggerti. Ovviamente ti ringrazio tanto di supportare il canale vedendo questo video, appunto, o se ti va lasciando un like, un commento, o condividendo il video, o anche iscrivendoti. Quindi ti ringrazio tanto e ti abbraccio forte forte forte, non troppo forte perché sennò sudiamo. E ringrazio anche a tutti i nuovi iscritti, vi accolgo a braccia aperte nel clan, benvenuti Mellin. Ovviamente ringrazio anche i miei Mellin di Radio Ebrea e Sentieri Tolkieniani che supportano il canale, e se non li conosci trovi il link in descrizione. E se ti va, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video, e io ti auguro una magica e delfica giornata. Ciao Mellon!